l'ipocrisia degli atti dovuti mentre le aggressioni mandano un poliziotto al pronto soccorso ogni 3 ore e mezza. Roma, Firenze, Lucca, Cagliari. Questa è la realtà che affrontiamo ogni giorno, a mani nude, ancora per mesi. Terzo congresso nazionale FSP Polizia. Partito il conto alla rovescia per l'appuntamento sindacale dell'anno. Benvenuti e bentornati a FSP News. Una notizia non notizia, per una volta un agente non che viene ferito, ma che riesce a fermare un ganese di 44 anni che completamente fuori controllo di sé, brandendo coltello, minaccia i passanti. E lo ferma con l'unica possibile soluzione, cioè sparandogli un colpo di pistola senza ucciderlo, ma anzi solo ferendolo. Ma nonostante questo, ovviamente arriva immediatamente l'avviso di garanzia per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi, perché a posteriori chiaramente tutti sanno fare meglio di chiunque si trovi su strada, e per una volta potremmo vederli fare meglio di quei poliziotti che si sono trovati ad affrontare per l'ennesima volta, perché questo personaggio ha già dato in escandescenze più volte, compiendo anche atti vandalici proprio a Roma, e non potendo essere espulso perché privo di nazionalità dichiarata. Una situazione paradossale nella quale, come molti hanno sottolineato, probabilmente avrà anche la possibilità questo ganese di 44 anni di accedere al gratuito patrocinio, mentre ovviamente il poliziotto le spese legali se le dovrà anticipare. Walter Mazzetti nell'intervista al TG5 lo ha sottolineato, come anche nel comunicato stampa: ci servono non solo strumenti adatti a lavorare per la nostra tutela e per la tutela di tutti i cittadini, ma soprattutto dei protocolli operativi certi che aiutino e servano chiunque si trovi a dover difendere la propria e la vita degli altri. Il reato di cui deve rispondere il poliziotto, eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi, fa comunque discutere. È già successo, non è la prima volta che un agente usi la pistola di servizio per garantire la sicurezza dei cittadini. Il problema è, in questo caso, come in altri casi, cosa c'è da fare allora? Invocando da anni che sono regole di ingaggio certe, cioè i cosiddetti protocolli operativi, che non lasciano zone d'ombra, dove sia specificato in maniera chiara e inequivocabile cosa è possibile e cosa non è possibile. Sabato scorso, stazione Termini a Roma, uno straniero di 44 anni con precedenti penali si aggira scappando per le strade. Impugna un coltello da cucina, un'arma che fino a pochi minuti prima aveva utilizzato per minacciare alcuni passanti. Lo straniero non può essere espulso perché non ha mai comunicato la sua nazionalità. La vicenda riaccende il dibattito sulla necessità o meno di dotare gli agenti di taser, le pistole ad impulsi elettrici, per proteggersi e non vedersela poi con la magistratura. I poliziotti non sono buttafuori da strada e quindi di conseguenza va bene il cosiddetto taser, quindi le armi ad impulsi elettrici, così come tutti gli altri strumenti. Il Papa. Ma va! Porta! Chris, bravo! Il 212° corso per allievi agenti non potrà effettuare la cerimonia del giuramento solenne, questo ha fatto
sapere l'ispettorato delle scuole della polizia, sentita la direzione centrale di sanità, non potranno partecipare quindi gli amici, le autorità, i parenti, che sono quella cornice di un momento di passaggio estremamente importante. E con profondo rammarico ha accolto la notizia il nostro segretario generale, che ha ricordato come questa cerimonia non sia una semplice formalità, ma un vero e proprio rito di passaggio nei ruoli dell'amministrazione, ma soprattutto per giovani, per ragazze e per ragazzi che mettono la propria vita al servizio della collettività. A loro vanno i nostri migliori auguri e un grosso in bocca al lupo, e noi ovviamente come FSP gli auguriamo il meglio per le loro carriere e il loro futuro. Vi attendiamo. Massima prudenza nell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, che devono sempre essere portati al seguito per i servizi di polizia, proprio in ragione dell'imprevedibilità dei contatti con soggetti che possono essere a rischio. E per evitare nuovi focolai, la Direzione Centrale di Sanità ha emanato proprio una circolare in cui si ricorda che i servizi al chiuso, soprattutto per quanto riguarda i servizi in stretto contatto con soggetti di cui non si conosce lo stato né l'eventuale vaccinazione, devono sempre essere utilizzati dispositivi di protezione individuale con il massimo grado di protezione. Questo ovviamente complica la vita di chi si trova per strada, soprattutto ad altissime temperature, deve farsi sentire dalla gente, ma tant'è, queste sono le indicazioni ricevute. E i colleghi del secondo ciclo del 29esimo corso per vice sovrintendenti partiranno il 30 di giugno per completare il ciclo di istruzione e essere poi assegnati alle sedi già note grazie alla circolare emanata la scorsa settimana. Coloro i quali invece dovessero rinunciare al corso hanno tempo di farlo fino al 29 giugno, occhio quindi alle scadenze. In bocca al lupo a tutti i partecipanti. La DAGEP ha fatto sapere che con l'elaborazione stipendiale del mese di giugno 2021, coloro i quali rientrassero nel bonus previsto dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020, ovvero sia redditi inferiori complessivamente a 28.000 euro, e quindi un bonus sull'IRPEF sia comunale che regionale, dovranno riscaricare il CU 2020 perché gli importi non sono stati aggiornati. Ci sarà un nuovo modulo CU 2020 quindi, e questo vale soprattutto per chi dovesse utilizzare il 730 precompilato, perché gli importi non saranno aggiornati. Attenzione quindi, andate a vedere nell'area riservata di noi PA se esiste un nuovo CU 2020 proprio in ragione dell'applicazione di questo beneficio, che riguarderà una riduzione di circa 580 euro sulle accessorie, questo come massimo beneficio riscontrabile. Quindi attenzione nuovamente, perché come abbiamo già visto gli anni scorsi, spesso l'elaborazione stipendiale del mese di giugno e soprattutto i CU dell'anno precedente vengono sostituiti senza preavviso. Il giorno 2 luglio si riunirà la Commissione per lodevole comportamento per esaminare 1200 proposte premiali tra encomi e lodi per altrettanti 1200 colleghi, i report aggiornati in tempo reale ovviamente tramite le nostre segreterie provinciali e regionali. ¿Cómo defenderse de un ataque con cuchillo? Él va a ser el que me va a atacar, por supuesto yo voy a ser el que se va a defender, ¿sí? Del ataque con cuchillo. El primer ataque va a ser sobre lo que ahora. Te voy a atacar. Sí, ataque. Ahí va, yo bloqueo. Bloqueo, paso por abajo y en ese... ¡Ay, ay! ¡Para! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! Ya, cruz, ahí. ¡Ay, no, 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 no! Yo te digo cuándo atacar porque si no, no puedo hacer. Pará, ataca ahora. Yo defiendo. Pará. Ay, no. Te ataco. Cruz. ¿Ves? No. Ataca con cuchillo. Ahí va, defiendo con patada. Ah, ahí. ¿En serio, gordo? Sí. Ahí. Eso. Ahora sí. Perfecto. Grazie a tutti voi per l'ascolto e grazie all'Ufficio Media e Comunicazione che ha curato la parte tecnica e il montaggio dei video. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, mentre ci avviciniamo sempre di più alle giornate del terzo congresso nazionale dell'FSP Polizia. Iscrivetevi al nostro canale YouTube perché
ce ne sarà veramente bisogno e soprattutto ci saranno gradite sorprese per tutti coloro i quali vorranno partecipare anche solo virtualmente proprio a questa grandissima kermesse. Grazie ancora e arrivederci alla prossima settimana.